Sapete qual è il problema? Che sì, ho detto che voglio vendicarmi, ma ho sentito il discorso di quei due e pare che in futuro possano sposarsi. Non me la sento di ucciderti. È il tuo giorno fortunato. Torniamo di sopra e vediamo se ci stanno anche altre guardie. Forse all'interno. Qui davvero era il paradiso per i topi, non a caso visto che stiamo cercando delle viscere di ratto. Questa immagino sia un altro accesso a questa sala che vediamo comunque qui. Vediamo. Non lo capisco. No, pare di no in realtà. Forse c'è una porta che accede da dietro. Qui non abbiamo nessuno. Che bestia è? Misto fra un ariete e un drago, pare. Interessante. Ad ogni modo sto anche controllando se ci siano numeri per la cassaforte, ma. Cara signorina Benton, nel pulire il mio studio la prego di limitarsi esclusivamente al pavimento. Per nessun motivo tenti di pulire o sistemare lo scaffale dei libri, per favore. Anzi, sarebbe meglio se non ci si avvicinasse nemmeno. Altrimenti dovrò riconsiderare i termini del nostro accordo. Distinti saluti, il dottor Galvani. PS. Sarò fuori città per qualche giorno, quindi le ho lasciato anche i soldi della prossima settimana. La banca era chiusa, quindi temo che siano solo la metà. Ovviamente salderò il dovuto la settimana prossima. Taccagno. Ok. Quelle sono delle mine? Non c'è un modo per romperli silenziosamente? Puoi creare una trappola con una mina tagliente, attaccandola a qualsiasi superficie, prendendola di mira e premendo tasto destro. Si attiverà appena un nemico si avvicina, lasciando delle letali fruste metalliche. E sappiamo essere decisamente delle armi letali queste. Ad ogni modo, equipaggiamole. Nelle scelte rapide. Ok, chiudiamoci la porta alle spalle. Non pare esserci nient'altro di interesse qui. Una sala illuminata in modo molto atipico. Ah, da là pure si potrebbe passare sotto forma. Ah, cioè si può nascondere qua sotto. Ottimo a sapersi. Non credo di essermene mai accorto prima d'ora. E non vedo guardie. Ma il fatto che io non le abbia viste non vuol dire. 287. Interessante, eh? Tre numeri. Vediamo se sono la combinazione per la cassaforte dopo. Feto di ratto toro. Lo potrei trasportare, ma non mi sembra una priorità. No. Soprattutto perché qui usa. L'ho usato, ma. Libro sospetto. Ecco perché non voleva si toccasse i libri. Va bene, adesso facciamo tutto. Ah, non avevo controllato qui. La peste.
Nient'altro di utile qui. Il dolore dei Leviatani. Pare nient'altro. Ovviamente il ritratto della peste si distingue da quello ordinario, ma in che cosa? Nelle dimensioni e nella ruvidezza del pelo. Inoltre, sebbene gli esperimenti siano incompleti, ritengo sia anche più intelligente. Nel suo studio zoologico, Coriander cita solo il ritratto ordinario, quindi quello Coriander. della peste è qui da 5 anni, 7 al massimo. Non è stata una migrazione graduale. Possibile che sia stato introdotto di proposito, magari da una potenza straniera? Interessante. Ma più che di proposito penso che sia arrivato un po' come tutte queste piaghe attraverso il commercio. Quindi con navi che lo hanno portato da chissà dove. Ops. Non ho controllato prima. Con l'ultimo Leviatano, le creme Leviatano, spariranno. L'abbazia è buia. Le sue porte sono chiuse e non si celebrano più sermoni. I sacerdoti sono scesi in strada. Li senti anche tu? Piangere nel buio. I pensatori della città inventano nuovi modi per domare gli eventi. Non molto tempo fa, Dahul era una grande città. È il mese dei raccolti. Il tempo ha perso significato. Come posso mai conoscere queste cose? Bella domanda. Ascolta, posso sentire ogni loro pensiero. Non sono viva, ma non mi è stata concessa la Ma chi morte. sei tu? Una grande era sta per finire. Bruciano le balene. Il fato di Pandissian ha raggiunto la città. Ancora il fatto di Pandissian. Crollata la barriera, il fiume è esondato e sul distretto è calato il buio. Sarò felice di riposare nell'Accademia sezionano i cadaveri e imprigionano i fulmini del cielo. Perché ho tanto freddo? Le grandi navi non portano Ok. più tesori. Bene. È interessante perché l'esterno, quando ci ha dato questo cuore, ha detto che era il cuore di un essere vivente da lui creato. Quindi questa voce che sentiamo è di era di un essere vivente creato dall'esterno stesso? In ogni modo. Com'era il numero 287? Speriamo di ricordarlo. Colpo di tosse? Pare che non siamo soli. Ma Hai visto qualcuno con i sintomi della malattia? Sei sempre uno spasso. forse era semplicemente qualcuno al piano di sotto. 2, 8, 7. Oh, lingotti! Monete. Ci fanno solo che piacere. E ora vediamo cosa abbiamo al piano inferiore. Lì abbiamo una guardia. Altri ratti. Ok, dimmi se vuoi fare la guardia al posto mio. Basta con le stronzate. sono almeno due. Sono almeno due. Un po' di tardi. Ottimo. Slack Joe. Con dei dardi sul suo bel visino.
Una guardia sta lì. E l'altra è qui. Ci ha visto, eh? Maledetto! Colpitelo! Ti butto nel fiume! Siete in due! Cadrai! Diamolo in pasto ai cani! Cadrai! Voi non dovreste avere una moglie, giusto? E se non avete la moglie... va bene. Vale anche da morti? No, quello è perché l'avevo semplicemente preso alla sprovvista. Come ho detto, non so perché dall'altro il primo non ho tentato direttamente di ucciderlo. Immagino che la storia della coppia sposata mi abbia intenerito. Che è male, non me lo posso permettere in questo momento. Resti umani assortiti, forte appetito. Niente cibo fino al primo giorno del mese delle tenebre. Sono studi su i ratti, direi. In questo caso, se avessi deciso di aprire, avrebbero probabilmente ucciso le guardie. Cosa abbiamo lì dentro? Un rimedio di Piero e basta? Gli ha dato resti umani, intendeva letteralmente. Questo è un pazzo furioso. Ad ogni modo, nient'altro qui. Cibo. Cucina e tradizione di Morlaix. E no, non penso che mi metterò a nascondere i corpi dei signori adesso. Non ci dovrebbe essere rimasto nessuno qui. Qui ci siamo stati. L'avevo controllato? Sì, penso proprio di sì. E da qui si può uscire. Non ci sono altre scale, credo. No. E allora direi che se proprio dobbiamo uscire, di farlo dal terzo piano, che era quello... Basta, topi, su. Che ci consentiva probabilmente... Non era il terzo piano... Era questo piano qui, che a questo punto non ricordo quale piano fosse. Che stia sbagliando qualcosa. Il senso d'orientamento. Bene. Quindi adesso dobbiamo andare alla distilleria di whisky di Dunwall. Sì. Anche se prima vorrei provare a prendere quell'amuleto. Anche se passare di là non è una cosa comodissima. E abbiamo dell'olio di balena. Delle mine. Non puoi trasportare altri rimedi, eh? Messaggio per il sergente. Reindirizzatore. Disattiva i dispositivi di sicurezza o manipoli a tuo vantaggio usando il reindirizzatore sul pannello di controllo. Questo consumerà il reindirizzatore. I muri di luce, gli archi, le torrette manipolati feriranno i tuoi nemici e gli allarmi saranno completamente inattivi.
Sergente Hayburn, tutte le parti del muro di luce sono state consegnate alla vostra postazione e mi aspetto che sia operativo prima di mezzanotte. Vi abbiamo anche fornito diversi serbatoi d'olio di balena di riserva, in caso di necessità. Infine mi è stato fatto notare che diverse sentinelle indulgono nella pratica adolescenziale conosciuta come bruciaratto. Ricordate, l'olio di balena non costa poco. Vi prego di tenere sotto controllo i vostri uomini. Capitano Carno. Carno. Che come ci ricordiamo, dovremmo evitare che muoia, secondo la sorella, mi pare. Potremmo passare anche da sopra, ma adesso non ci interessa. Qui non vedo esattamente telecamere, però ci potrebbero essere degli allarmi. E quell'uomo fa delle ronde, sì. E pare essere da solo, però. E direi che ora non ci sia più. Bene. Un problema in meno. E i tipi che buttavano i corpi dove stanno? Uno sta là. Verlo, cosa è stato? Ci ha visto, eh? No, non ci ha visto. Non è un grande osservatore il tipo. Ok. È stato un piacere. Corpi. E qui cosa abbiamo? Lo so che c'è una runa o un amuleto. Che cosa mi hanno fatto? Mio padre aveva capelli dorati, mia madre biondo cielo. La città è costruita sulle ossa delle grandi balene, con l'ultimo leviatano. Le tenebre spariranno. L'abbazia è buia, le sue porte sono chiuse e non si celebrano più sermoni. I sacerdoti sono scesi in strada. Allora, morte nel mese dei canti. Nuovo amuleto. Darren e Gwen. Bene. Vediamo. Braccia forti, lancia più lontano gli oggetti che trasporti. Al momento noi cosa stiamo tenendo? Duelli con spada, sott'acqua, il salto omicida. Il rumore dei vetri. No, per ora non vedo niente di meglio di quello che abbiamo. Ed ogni modo, per arrivare qui ho dovuto nuovamente utilizzare quel potere. Ah, avrei potuto evitarlo passando da là, forse. Va bene. E si poteva passare... Ah, avrei potuto del tutto evitarlo. Ops. Bene, è un insegnamento per la prossima volta. E ci rimane una runa in questa zona. Oltre il muro di luce. Ma che abbiamo visto non è difficile da superare. Mi sono fatto male. Ah, sugli sponsoni. Chiaro. Attenzione, cittadini di Dunmore. L'accesso al John Clavering Boulevard è ristretto agli autorizzati. Chiunque è passibile di perquisizione o arresto a discrezione della milizia. Come abbiamo detto, vi fate gli affari vostri
con una certa nonchalance. Vediamo un po'. Da lì poi dovremmo comunque riscendere. Però ci potrebbe essere un passaggio lì. Non l'abbiamo esplorato prima. E questo è facilmente risolvibile. Quello sarà morto. Altra notte, altro giro di pattuglia. Andiamo avanti. Bel motivetto. Mi piace. Non ci guardare. Non alzare la testa. Lo dico per te. Fidati. Ok. E da qua dove andiamo? La direzione è quella. Qui penso che sia un territorio di appestati, però. Oh. Hai visto qualcuno con i sintomi della malattia? Topi. Mi stavo scordando che appena si ritrovano in gruppo iniziano a essere un po' troppo sfrontati. E cadere non era esattamente quello che volevo fare. No! Brutte situazioni. Decisamente brutte situazioni. Anche incastrarsi in questi tubi non è una mossa molto intelligente. Di là non possiamo raggiungere niente di interessante, eh? Dovremmo vedere dall'altro lato, quindi. Sì. Va bene. Hai visto qualche branco di ratti? Qui è pieno. Basta con le stronzate. No. Allora? Eh? Funziona? E tu che ne dici? Al diavolo, Eivor. Non va bene. Stiamo rischiando decisamente più del necessario. Qui a Topi come stiamo? Male. A Topi stiamo decisamente male. Non so se il signore sia interessato a noi, ma... Freddo come l'arpione di un baleniere. Avrà avuto 50 anni. Combatteva per l'imperatrice. Dimenticatelo. Io nemmeno ricordo l'imperatrice. È nostro. Era sotto il Clavering Boulevard. E quindi? Allora? Il bottino? 20 e 2 elisir. A me sembravano 25. Hanno ammazzato una guardia. Sono 20. Con Boo fanno 5 a testa. Ehi, devo controllarti le tasche. Piantala, ragazzino. Non chiamarmi ragazzino. Credi di potermi imbrogliare? Qualcuno mi dia una mano. Problema risolto. Ehi, vieni. Basta. Forza, prendiamolo. Rompetegli il muso. No, non mi ha piazzato la mina. Forse mi sono perso esattamente. Ah! Qualcuno venga qui! Muori, stronzo!
Come stavo dicendo, prima che i signori ci interrompessero malamente, ho cercato di utilizzare la mina e non so cosa non abbia funzionato. Il fatto che non la stessi puntando a terra, ecco cosa ci ha bloccato. Siamo pieni per quanto riguarda i rimedi. Potrebbe valere la pena usarne uno. Comunque, siamo molto vicini alla runa. C'è il suono di qualcuno. Pratchett Gellid Eels. Anguille. E Pratchett, sì, è un nome molto comune in Inghilterra, ma magari qualcuno di voi conosce Terry Pratchett. Ehi, ho saputo che ti hanno ripulito a carte. Ti prego, non ora. Una guardia. Come hai fatto a vedermi? Non era previsto mi vedesse. Caporale Meadows, abbiamo trovato questa strana runa indosso alla donna che vendeva dolci sulla strada. Non sappiamo come sia morta, ma dato che l'oggetto sembra possedere delle qualità soprannaturali, abbiamo deciso di tenerlo da parte per darlo ai sacerdoti. Alla fine del vostro turno portatelo da loro. Che ci facciano pure ciò che vogliono, mi raccomando. Non dimenticatelo. Saranno felicissimi di vedere reperti correlati all'esterno. Bene. Abbiamo fatto delle ricerche. E ora completiamo quello che ci ha chiesto di fare Nonna Cincia. Perché come prima cosa ci ha promesso un'altra runa. Ma vorrei sapere se avrà nient'altro a dirci sull'esterno, visto che non solo lei ce lo ha nominato senza porsi veramente grossi problemi. In un mondo. Una bevuta. Altra notte, altro giro topi. Di pattuglia con te. In un mondo, come dicevo, dove la Chiesa è palesemente opposta a qualsiasi manovra dell'esterno. Ma è stato l'esterno stesso a narrarci qualcosa di lei. Eh? Nah, non ci può aver visto, dai. Che strazio. No, da qua è dove eravamo arrivati. Non ci... alle armi. Perché? Mi pare di essermi allontanato abbastanza. Ah, stanno combattendo i topi laggiù. Scelta opinabile. Dove sta il tipo? Là. Bene. I topi ci stanno seguendo, ma non avevo visto delle monete. E comunque sì, è venuta fuori un'azione, non fosse per i topi, abbastanza pulita. Purtroppo non pensavo che il tipo ci sentisse così facilmente solo per il fatto che stessimo correndo, ma probabilmente il pavimento, il suolo bagnato aumentava i rumori. Ma dovremmo stare attenti adesso, perché saremo circondati da un bel po' di persone probabilmente ostili.
Penso che stiamo per vedere gente con cui è meglio non scherzare.